porta a dover, come dire, praticare delle azioni che arrivino un pochino più a smuovere proprio un po' più in alto, no? Da dove potrebbe arrivare un vero cambiamento a livello di legislazione, eccetera. Volevo leggere una frase di Basaglia tratta dal libro, in cui c'è scritto che Basaglia sosteneva che ogni autentico processo di guarigione passa attraverso il fermo rifiuto delle condizioni esistenti, accompagnato da sentimenti di opposizione al potere che lo ha determinato. 1968. E quindi volevo chiedere a Chiara Bodini che relazione c'è tra salute e potere, e in che modo i movimenti dal basso possono dare una spinta, diciamo, a questo cambiamento. Grazie. La frase appunto l'ha inserita Matteo e riflette, penso bene, almeno non abbiamo parlato esplicitamente, ma per me riflette anche uno stimolo, una motivazione, una postura con cui abbiamo poi messo in piedi questa idea del libro e l'abbiamo portata avanti. La relazione tra salute e potere, dirò solo alcune cose. La prima parola che mi viene in mente, perché è un filo che tiene insieme, che attraversa tutte le presentazioni che mi hanno preceduto, ma non è stata esplicitata, ed è la parola equità. Cioè tutto quello di cui noi abbiamo parlato, quindi le relazioni tra salute, ambiente, società, la vita in cui siamo immersi, non agisce su tutte le persone nello stesso modo. Viviamo in società, in realtà adesso che ne parlo, Jean l'aveva detto che le disuguaglianze sono aumentate dagli anni 70, viviamo in una società, in un mondo fortemente polarizzato, dove le differenze, le disuguaglianze tra chi ha più risorse e chi ne ha meno sono sempre più grandi. E questo è vero quasi dappertutto, tra i paesi e all'interno dei paesi. Quindi questa crescita economica, oltre ad avere generato una devastazione, ahimè irreversibile anche, delle condizioni ambientali in cui viviamo, ha generato benessere in maniera limitata e sempre più va ad arricchire una quota, una parte diciamo minoritaria della popolazione, e sostanzialmente concentra le risorse dalla grande maggior parte della società in queste fasce di ricchi e sempre più di ultraricchi. Non so se qualcuno di voi ha visto i grafici che fanno vedere la concentrazione della ricchezza nello 0,01% della popolazione mondiale. Sono impressionanti, dagli anni 80 ad oggi, dall'inizio del progetto neoliberista di globalizzazione economica, la velocità di concentrazione della ricchezza è stata sempre maggiore, esponenziale. Allora, perché è importante mettere a fuoco il tema dell'equità? Perché tutto quello che noi descriviamo appunto non impatta su tutti noi allo stesso modo. I cambiamenti climatici sono un esempio esemplificativo, quindi noi parliamo per esempio di giustizia ambientale. Cosa significa parlare di giustizia ambientale? Significa mettere a fuoco che nuovamente in queste condizioni, come dire, le parti ricche del mondo e delle società che maggiormente sono responsabili delle esternalità negative sull'ambiente sono anche quelle che più facilmente si salveranno più a lungo, avranno più risorse di resilienza, mentre stiamo già vedendo che popolazioni in altre parti del mondo soffrono già da tempo delle conseguenze drammatiche, catastrofiche delle modificazioni ambientali in termini di perdita di accesso alla terra, terra fertile, terra produttiva, e poi disastri, no? Inondazioni, siccità, le persone che vivono della propria sussistenza in queste condizioni non hanno reti di supporto. E vengo, scusate, ho fatto questo cappello, ma arrivo poi alla domanda, perché la domanda deve partire da qui. Quindi cosa significa salute e potere? Significa che che l'attuale sistema è mantenuto, riprodotto e rafforzato da un sistema di potere che, se noi non vediamo, non capiamo come affrontare. In questo senso ci sono potenti esempi storici che fanno vedere come i cambiamenti in senso progressista, in senso inclusivo, in senso tutelante, sono venuti tendenzialmente quando le forze delle persone maggiormente sfruttate, oppresse, deboli si sono aggregate per creare una controforza, per creare una domanda da chi veramente quelle condizioni di sfruttamento le stava vivendo nella propria vita e quindi aveva maggiore determinazione per alzare la testa e provare un cambiamento. Ecco, la sto facendo molto semplice e perdonatemi, è più complessa di così, però in questa dimensione della rete non è necessariamente un movimento sociale, e all'interno della rete coesistono
fortunatamente posizioni differenti, però il riconoscimento e la lungimiranza, secondo me, di questo progetto è stato quello di dire: se non ci mettiamo insieme, cominciamo a fare sistema, altro sistema, alternativa, resteremo sempre un po' a gridare, no, nel deserto. In questo senso il libro, e vado a chiudere, come hanno già detto in realtà prima, è uno strumento in questo senso. Matteo ricordava i box, sembra una cosa ridicola questa cosa dei box, però i box parlano delle pratiche, cioè i box dicono: attenzione, che ok, questo è lo scenario che Patrizia, ogni volta che la sentiamo parlare, viene voglia di, no, di mollare tutto, ma parallelamente, lei ne è un esempio incarnato, è possibile fare resistenza e anche ottenere dei cambiamenti, costruire alternative, costruire speranza. Quindi questo era un po' il messaggio, diciamo, il senso del libro. In questo caso noi parliamo principalmente al contesto italiano, però mi sento di dirlo, siamo molto in connessione, io forse sono un po' questo snodo anche con movimenti a livello internazionale che si pongono questi problemi, perché le ricadute che viviamo qui sono ricadute di processi globali, e quindi tanto come le viviamo qui le vivono in altri paesi e altre persone. Quindi questo ponte tra lotte è molto importante, perché spesso, forse non è questa la sede, ma per le politiche ambientali sicuramente sì, la battaglia non è neanche a livello nazionale, quindi la rete può arrivare a livello nazionale, ma alcune battaglie si giocano a livello europeo, internazionale, in altri contesti dove è importante arrivare, e ci si arriva attraverso la solidarietà nei movimenti, tra movimenti. Grazie.